cosa conviene di più? Utilizzare un Raspberry Pi oppure utilizzare un mini PC? È quello di cui parlerò in questo video e scoprirai quali sono i pro e i contro di ciascuna delle due soluzioni. Un saluto, io sono Lorenzo Neri, Chief Education Officer di Electronic Open Source. Quello di cui mi occupo è realizzare contenuti come questo video che stai guardando per aiutarti a comprendere al meglio questo mondo. Una domanda lecita che si fanno molte persone, fra cui te, è: ma è meglio utilizzare un Raspberry Pi oppure è meglio comprare un mini PC? Diciamo che la risposta è dipende, e dipende da tanti fattori che mi sento di tagliare un pochino. Il giusto confronto è opportuno farlo con solamente due modelli di Raspberry Pi, per il semplice discorso che quelli precedenti non reggono il confronto. E di fatto questi due modelli sono rispettivamente il Raspberry Pi 4 nelle varianti da 2, 4 e 8 GB di RAM e il Raspberry Pi 400. Per quale motivo voglio parlare solamente di loro? Beh, perché il focus di questo video è un confronto fra Raspberry Pi e mini PC. Quindi stiamo parlando di una soluzione mirata all'uso domestico. Di conseguenza gli altri Raspberry Pi, come il Raspberry Pi modello 3, modello 2, il Pi Zero, Raspberry Pi Pico, sono altri modelli. E di per sé, se fossi interessato, troverai una playlist all'interno di questo canale che tratta tutto il mondo Raspberry Pi. Ed è anche un motivo per iscriverti e attivare le notifiche, perché riconosco che è un argomento molto 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 ampio che richiede tanti aggiornamenti. Perciò iscriviti e non perderai nessun aggiornamento. Partiamo quindi dal presupposto che abbiamo Raspberry Pi 4 nelle varianti da 2, 4 e 8 GB di RAM con un processore di tutto rispetto. E fra l'altro, se volessi approfondire altre cose, come ad esempio il fatto che gestisce ben due monitor in 4K, ti lascio qua sopra il riferimento di un video dove ne ho parlato in modo molto approfondito. Ma parallelamente, se fossi molto affezionato anche al formato Commodore 64, c'è Raspberry Pi 400, che non è nient'altro che un Raspberry Pi incapsulato in un case a forma di tastiera, forma che ovviamente è funzionale in quanto la tastiera è una vera tastiera. Non va allo stesso tempo a sacrificare quello che è la GPIO, perché permette comunque di fare prototipazione. Ma arrivati a questo punto, prendendo in esame questi due modelli di Raspberry Pi, la domanda alla quale dobbiamo rispondere è: quale scelgo fra loro due e un mini PC? Partiamo da un punto a favore sul mini PC, ovvero i componenti. Raspberry Pi è una soluzione, diciamo, all in one, nel senso che CPU, RAM, interfaccia di rete, interfaccia USB, tutto quello che concerne la comunicazione con l'esterno, è tutto su una singola scheda. Il che significa che se un componente si brucia o vorresti fare un upgrade, come ad esempio aumentare la RAM, beh, diciamo che Raspberry Pi non te lo permette. Le conseguenze quali sono? Che o te ne compri un altro o comunque devi passare a un mini PC. Questo perché solitamente i mini PC mettono a disposizione una scheda madre che permette di mettere quanta RAM vuoi o quale processore tu desideri, chiaramente con le giuste limitazioni del caso. E non è il solo punto a sfavore rispetto a Raspberry Pi, al contrario ce n'è un secondo, ed è il software. Raspberry Pi diciamo che non è propriamente eccelso per quello che riguarda, diciamo, l'uso domestico, come ti dicevo prima. Per certe cose va bene, per altre no. Ti faccio l'esempio di Windows. C'è una versione Windows per Raspberry Pi, ma non è assolutamente quella che ti aspetteresti da Windows 10, così come tutti gli altri Windows a cui siamo abituati, tutti noi. Di fatto non è previsto il pacchetto Office, non sono previste tutte le funzionalità desktop a tutti gli effetti. E non solo, diciamo che le distribuzioni Linux, fra cui Raspbian OS, non mettono a disposizione chissà quale software di video audio editing, così come quello che riguarda programmi come Photoshop e GIMP. Questo significa che da buttare Raspberry Pi? Beh, la risposta in realtà è no, perché nonostante non metta a disposizione chissà quale software custom a seconda dei casi, beh, puoi comunque sfruttarlo per cose molto semplici, come ad esempio la navigazione web, un piccolissimo pacchetto Office che non mi sento di paragonare a Windows per tutto quello che riguarda le funzionalità, le feature che offre, ma è pur sempre un computer dal basso costo che permette di programmare, di giocare a qualche videogioco e, come ti ho detto poco fa, di navigare in rete e sfruttare le funzionalità base di LibreOffice. Di conseguenza non è affatto un computer da buttare via e ti suggerisco Raspberry Pi nel caso in cui tu desideri un computer a basso costo o magari un computer per imparare a fare qualcosa. Qualcosa in che senso? Ti lascio anche qua un riferimento riguardo a che cosa puoi fare con Raspberry Pi. Il verdetto qual è? Beh, diciamo che dipende da quello che devi farci tu. Mini PC, se vuoi fare degli upgrade, se vuoi sfruttare le potenzialità di Windows. Raspberry Pi, se vuoi un computer a basso costo, non hai grosse aspettative e le funzionalità di cui hai bisogno sono veramente, veramente semplici.